Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua. In questo video per andare a parlare di tre ufficialità nelle tre squadre calabresi rosso-blu, Cosenza, Crotone e Vibonese. E quindi partiamo subito. Tre ufficialità di cui andare a parlare e partirei dalla notizia in casa Crotone, perché è ufficiale l'arrivo di Calapai. Si è risolto il problema con i curatori del Catania, tutte quelle vicissitudini ormai ben note. Calapai, che sarebbe arrivato in una situazione normale già 2 settimane fa, probabilmente. L'importante è che sia arrivato, quindi colpo siglato da parte di Ursino, che in quest'ultimo periodo è veramente scatenato. Colpo e raffica siglati da parte del Crotone, come è anche giusto che sia, visto che il mercato sta per terminare. Detto questo, per quanto riguarda Calapai, terzino classe 1993, che firma un contratto biennale con gli squali, quindi arriva a titolo definitivo dal Catania, un Catania che non ha voluto cedere facilmente, poiché è un giocatore di personalità, ex capitano della formazione etnea e assolutamente colpo che ci può stare. Allora, diciamo che sembra, allora, per uno spettatore un po' così, potrebbe dire mercato a Serie C, nel senso che Ursino ha già fatto, anzi Ursino e Vren ovviamente, stanno facendo il mercato per salire l'anno prossimo dalla Serie C alla Serie B, perché il Crotone ha dato molto sul mercato andare a prendere giocatori magari di categoria inferiore, però sono giocatori che possiamo definire assolutamente funzionali. Allora, io vi dico sempre, la Serie B è un campionato in cui serve certamente qualità, poco ma sicuro, però la dimostrazione è proprio il Crotone di questa prima parte di stagione, che qualitativamente parlando è una squadra di altissima classifica, ma che con mancanza di certezze, con qualche risultato negativo, qualche episodio girato male, poi si trova nei bassi fondi della classifica. Quindi la qualità serve in Serie B, tanto quanto serve la personalità, la cattiveria agonistica, il voler vincere a tutti i costi tutte le partite. Quello è veramente importante in Serie B, soprattutto perché la Serie B è un campionato equilibratissimo fino alla fine in tutte le parti della sua classifica. In tutte le parti, la dimostrazione è che se la Serie B fosse un campionato in cui vincono le squadre che spendono di più, le tre retrocesse della Serie A ogni anno sarebbero sempre le prime tre. Invece, puntualmente, ogni anno le tre retrocesse della Serie A sono sempre a metà classifica. Il Parma è a metà classifica, il Crotone tra un po' retrocede. E chi è che è retrocesso quest'anno pure? E il Benevento, comunque, ormai il Benevento ormai fa A e B ogni anno, quindi ci sta che poi se nelle parti alta della classifica, ma praticamente ogni anno le squadre che retrocedono la Serie A alla Serie B sono in basso, almeno 2 su 3 di queste, e guarda caso, chissà perché, pagano lo scotto certamente della retrocessione, ma ripeto, è non sapersi calare una categoria in cui se te non lotti fino all'ultimo, non hai la personalità, puoi avere i nomi che vuoi, che non arrivi nelle primissime posizioni di classifica. Quello è il discorso. Detto questo, io onestamente dall'arrivo di Calapai sono contento, perché ha personalità, è un giocatore che lotta fino all'ultimo ed è quel tipo di giocatore che a noi per la fascia destra comunque serviva. Una fascia destra che attualmente prevede già Mogoš, volendo anche Giannotti, anche se nell'ultimo periodo Giannotti lo stiamo usando anche a sinistra, lo stiamo usando, cioè, diciamo che lo stiamo un po' utilizzando più avanzato Giannotti. E devo dire che se andiamo a vedere l'ultima partita che abbiamo fatto, Giannotti avanzato non ha fatto per niente male. Anzi, devo dire che a Como Giannotti ha fatto un'ottima partita da esterno, diciamo un po' più avanzato. Ecco, ci serviva un giocatore che sapesse fare anche più la fase difensiva, cosa che Giannotti sa anche fare, però Calapai è un terzino di ruolo, fisicamente pronto, anche a livello poi di struttura fisica abbastanza importante. Per i prossimi 2 anni può essere assolutamente utile. È vero che non è un giovane di grandissima prospettiva, ma è un giocatore che negli anni ha saputo dimostrare di poter far bene, e io onestamente voglio dare fiducia a questo colpo. Vedremo poi se partirà fino all'inizio titolare oppure se giocherà Mogoš. Dipende poi dalle condizioni anche di Mogoš, però il suo spazio se lo potrà ritagliare e secondo me alla fine può risultare utile alla causa. Quindi voglio essere fiducioso nel suo arrivo, anche perché, ve lo dico sinceramente, giocare 3-4 anni a Catania ed essere il capitano di una squadra allo sbando da 3 anni come il Catania vuol dire avere due palle così, ve lo dico, perché
Ci sono tantissimi calciatori che ovviamente hanno lasciato, e dico anche giustamente, Catania, viste le situazioni societarie, ed essere il capitano di quella squadra lì vuol dire comunque avere grande personalità, per cui io sono contento del suo arrivo, speriamo possa anche essere utile dal punto di vista tecnico-tattico per la squadra. A questo punto però c'è da parlare anche della notizia in casa Cosenza, perché avviene la cessione di Panico, cessione preannunciata ormai da tempo, tantissimo tempo. Panico che si è fatto male la prima parte di stagione e poi non ha mai trovato spazio, penso che non abbia raccolto ancora una presenza con la maglia del Cosenza, e viene ceduto a titolo definitivo, purtroppo viene da dire, alla Juve Stabia. Adesso vi spiego tutto. Allora, Panico, terzino classe 99, che lascia definitivamente Cosenza, poiché come possiamo ben evincere dal comunicato della Juve Stabia, la cessione è a titolo definitivo, quindi è della Juve Stabia integralmente, diciamo così, e mi dispiace perché io avrei voluto vederlo. Un giocatore comunque giovane che l'anno scorso a Potenza fece molto bene, terzino sinistro di buon livello, di buona lena, che avrei comunque voluto vedere con continuità, avrei voluto vedere cosa sapesse fare veramente anche in Serie B. Purtroppo questa opportunità non si è presentata e ha lasciato Cosenza. Diciamo che alla fine ci può anche stare, perché è come se non fosse mai esistito per noi Panico, visto che non è mai sceso in campo, quindi è come se non fosse mai esistito. E bene che siamo riusciti a cedere una squadra con la quale potrà certamente far bene, una Juve Stabia che come ogni anno poi mira a centrare i playoff, e secondo me il suo agli ordini di mister Sottili lo può assolutamente fare. Ripeto, mi dispiace un po' perché non l'abbiamo mai visto giocare veramente con grande continuità, però ci può stare questa uscita, un Cosenza che anche a livello numerico qualcosina dovrà fare a sinistra, anche se in realtà, se ci penso, adesso è arrivato Liotti che si andrà proprio a innestare nel ruolo di esterno di sinistra, oltre al già ben presente sì e anche Bittante, perché poi Bittante molto spesso utilizzato a destra, però comunque può giocare anche a sinistra volendo. L'ultima notizia, ovviamente non per importanza, è quella della Vibo che ufficializza l'arrivo di Carosso, difensore classe 2002 che approda alla corte di mister D'Agostino con la formula del prestito secco, e devo dire che sono molto contento del suo arrivo perché l'ho già visto in campo alla prima uscita stagionale contro la Fidelisand, e devo dire che mi ha impressionato Carosso. Per 50 minuti ha fatto una partita da migliore in campo, secondo me l'ho visionato bene, ho cercato comunque di vedere nei movimenti, devo dire che protegge molto bene palla. Adesso non so come spiegarlo, però quando ci sono i contrasti con l'attaccante di turno, si posiziona molto bene col corpo a protezione della palla, di impedire che l'attaccante possa raccogliere la palla, possa prenderla a sua volta. E anche negli anticipi, bravo, comunque aggressivo. Devo dire che Carosso, nella sua prima uscita stagionale con la maglia della Vibonese, mi ha convinto e spero possa fare bene. Ne abbiamo già parlato sul canale. Detto questo, difensore di ottima prospettiva, che a Vercelli non ha trovato molto spazio, ma che la Vibo ci ha voluto puntare. Una scommessa di Condò che, ripeto, se dovesse dare quello che ho visto nella prima uscita stagionale con la Fidelisand, devo dire che la scommessa sarebbe più che vinta da parte del nostro direttore sportivo. Adesso speriamo possa fare bene. Diciamo che va a sostituire un po' Cigagna, che ha rescisso il contratto, tra l'altro. Negli ultimi tempi si parla di diversi addi per il reparto difensivo, lo stesso Vergara potrebbe andare via, quindi diciamo che Carosso era utile per rafforzare un reparto che anche a livello numerico va rafforzato. Ripeto, giocatore che nonostante la giovane e tenera età già sta facendo bene, e spero che possa solamente che continuare così. Questo è l'auspicio, il mio auspicio e le mie quello che vorrei comunque che accadesse nel prossimo futuro. A questo punto però mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.